Sì, buon pomeriggio, siamo a Chieti nella villa comunale dove da circa mezz'ora si è concluso il comizio di Matteo Salvini, il leader della Lega, a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano. Vedete il palco che i tecnici stanno smontando ora alle nostre spalle. Ovviamente al centro della discussione il tema dei migranti, dopo il caso di Gissi e di Moscufo, anche nel CAS di Civitella del Tronto, al confine con le Marche, ci sarebbero dei migranti che sarebbero positivi al Covid-19. Su 50 tamponi, 10 sarebbero risultati positivi. Il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, in un post su Facebook ha detto però che non c'è ancora l'ufficialità di queste positività, si attende appunto il riscontro da parte della ASL di Teramo. Comunque il sindaco nel post ha tenuto a precisare che sono all'interno del CAS, che si trova a circa 8 km dal centro della città, in aperta campagna, e che è presidiato 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine, che si assicurano che nessuno entri e nessuno esca dal CAS, e che quindi la popolazione di Civitella sarebbe appunto Giuseppe al sicuro, almeno su questo fronte. Sì. Dicevo, Giuseppe, che su questi 10 migranti positivi però c'è un piccolo giallo, perché in mattinata abbiamo ascoltato anche il sindaco telefonicamente, il sindaco di Civitella, che ci ha detto insomma che la ASL avrebbe ripetuto i tamponi. Siamo in attesa di una nota ufficiale della ASL per capire se ci sia stato un errore nell'analisi di questi tamponi, ecco perché stanno ripetendo tutte le procedure per essere poi certi del numero effettivo dei migranti, nonostante il presidente Marsilio questa mattina abbia diramato una nota ufficiale proprio su questo argomento, l'ho detto per completezza di informazione. Poi linea che torna a te, Giuseppe. Sì, esatto, infatti allo zoo profilattico di Teramo stanno effettuando nuovamente l'analisi su questi tamponi, perché si parla di un eventuale errore, come dicevi tu, da studio, e quindi staremo a vedere se effettivamente questi 10 migranti sono positivi, come ha già dato per scontato il presidente Marsilio, oppure no. Il tema migranti ovviamente al centro anche di questa mattinata abruzzese per Salvini, che è stato prima ad Avezzano e poi qui a Chieti. Qui non si è risparmiato, ha detto che sono dei valori che vengono in Abruzzo a portare il virus, ha detto il leader della Lega Salvini, e ad Avezzano appunto è tornato anche su questa questione. Quindi dalla regia prego, ascoltiamo Salvini ad Avezzano sul tema migranti. Non puoi chiedere agli abruzzesi di vivere una vita particolare quando poi a Lampedusa ne sbarcano a centinaia ogni giorno e ogni notte, poi i geni ovviamente li spargono per il resto d'Italia. Siamo un paese strano e dove teniamo in stato di emergenza gli italiani e facciamo sbarcare migliaia di persone che poi peraltro scappano da una guerra molto particolare, avete visto le immagini in TV e le foto, sono così in fuga dalla guerra e dalla povertà che arrivano e sbarcano coi barboncini al guinzaglio, i cappelli di paglia, i telefonini ultimo modello. La visita di Salvini in Abruzzo si somma a tutte quelle delle scorse settimane, è venuto davvero tante volte in Abruzzo per questa campagna elettorale, questa mattina ad Avezzano e a Chieti, dove è tornato nuovamente, nei giorni scorsi è stato all'Aquila, a Vasto, e ovviamente quindi la concentrazione è tutta sulle amministrative qui in Abruzzo, che si terranno il 20 di settembre. Sia a Chieti il centrodestra non è unito e compatto, infatti Forza Italia corre da sola, in particolare a Chieti in realtà Forza Italia è a sostegno del candidato leghista Fabrizio Di Stefano, ma i forzisti, proprio i personaggi individuali di Forza Italia, sono al seguito di Forza Chieti, con capitanati dall'assessore regionale Mauro Febbo, che sostengono insieme all'Italia Viva Bruno Di Iorio e quindi non Fabrizio Di Stefano. Noi su questi temi abbiamo interrogato Salvini, abbiamo ascoltato anche il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, prego. C'è una bella aria, spero che dia continuità, serietà e concretezza per almeno 10 anni a questa città, che ha dei gioielli stupendi che però bisogna riaprire, amare, curare, valorizzare. È deluso che alla fine per le elezioni di Chieti Forza Italia non è tornata a sostenere Di Stefano?
Ma no, dai, Forza Italia c'è, il centrodestra è compatto, poi se qualcuno fa altre scelte per interessi personali saranno i cittadini a decidere. Penso che il prossimo sindaco di Chieti si chiamerà Fabrizio. Che dice lei, vince al primo turno? Beh, così dicono i sondaggi, ma soprattutto così mi sembra si coglie nel sentimento della gente. Ha visto quanta gente, quanto entusiasmo, quanta voglia di permettermi di partire a lavorare dal 22 settembre, e io sono convinto, e ripeto, con i sondaggi che abbiamo ce lo confortano, che noi al primo turno ce la facciamo. Salvini è venuto tantissime volte qui in Abruzzo, ma i chietini voteranno Di Stefano o Salvini? Voteranno Di Stefano con Salvini. Lo avete sentito, c'è tantissimo ottimismo tra i militanti della Lega qui a Chieti, perché secondo i sondaggi Di Stefano a quanto pare sarebbe in vantaggio, nonostante appunto non ci sia Forza Italia a loro seguito. Dall'altro lato però comunque la campagna elettorale non termina qui, c'è ancora tempo in vista delle elezioni del 20 settembre. Questa mattina si è tenuta anche una conferenza stampa da parte di Diego Ferrara, il candidato sindaco del centrosinistra, del PD in primis e di altre liste civiche. Ferrara punta il dito contro la regione, che avrebbe sottratto ulteriori fondi al comune di Chieti, e una campagna elettorale, una scelta comunicativa, quella del centrosinistra, che possiamo dire opposta a quella che stiamo vedendo invece per quanto riguarda Lega e Fratelli d'Italia dall'altro lato della barricata. Dei toni molto più diplomatici, possiamo dire, quelli di Ferrara, che aveva iniziato la campagna elettorale proponendo un aperitivo con gli altri candidati sindaci, e soprattutto con il leader del PD Zingaretti, che da quando è iniziata la campagna elettorale qui in Abruzzo non è mai venuto. Allora ascoltiamo Diego Ferrara. Il 15 luglio scorso è stata promulgata una delibera regionale a firma del presidente Marsilio, in cui si dava mandato ai propri uffici di riprogrammare le risorse finanziarie. Ebbene, questi fondi, non ancora rendicontati, sono stati riadattati e riorganizzati contro l'emergenza Covid, quindi sanità, scuola, lavoro e per le imprese, appoggio per le imprese, tutte cose sacrosante. Però è anche vero che in questa riprogrammazione la regione Abruzzo ha cancellato con un colpo di spugna ben 12 milioni di euro che erano state deliberate dal master plan Abruzzo per la costruzione della funicolare che avrebbe dovuto mettere in collegamento il campus universitario con l'ospedale clinicizzato e il centro storico di Chieti, per non parlare dei 30 milioni di euro che la regione ha tolto all'ospedale clinicizzato di Chieti. Di fronte a tutto questo io mi chiedo come possa il mio competitor, l'ottimo dottor Di Stefano, a parlare con nonchalance di milioni di euro che lui, addirittura prima di diventare sindaco, riuscirebbe a far arrivare a Chieti, 6 milioni addirittura di fondi comunitari, milioni di euro che molto probabilmente la regione potrebbe distrarre dalla contabilità per mortificare ulteriormente la nostra città ed il nostro territorio. Abbiamo ascoltato anche il candidato del centrosinistra per la poltrona di primo cittadino qui a Chieti, Diego Ferrara. Quel che è certo è che la campagna elettorale si fa sempre più aspra in vista delle amministrative, che ricordo si terranno il 20 di settembre. Intanto qui il palco è quasi smontato, Salvini è ripartito alla volta delle Marche, terrà altri 5 comizi questo pomeriggio nelle Marche. Per il momento da Chieti è tutto, linea allo studio.